Stasera vogliamo coinvolgere un progetto che tocca ognuno di noi. Come cercatori d'oro, aiutati dallo straordinario potere della musica, cercheremo di trovare un tesoro dal valore inestimabile, un aiuto che ci sostenga e che ognuno di noi può scoprire solo grazie alla completa conoscenza di se stesso. La nostra ricerca parte, come ogni ricerca, da una domanda che in tanti si sono posti: dov'è il Signore? Nel canto che eseguiremo ora, l'autore lo cerca attraverso una preghiera intima e raccolta, sperando che Dio lo ascolti e lo guidi nel cammino tortuoso della vita. La ricerca, in un silenzio magico, misterioso, è l'atmosfera giusta per iniziare questo cammino alla ricerca della luce. Thank you.
dello strumento che utilizzeremo ancora per la nostra ricerca. In questo caso, però, la nostra preghiera intima e raccolta sfocia in un canto pieno di dolore, ma allo stesso tempo di speranza. Signore, ascolta la mia preghiera. Ti chiamo con il mio canto. Signore, ascolta la mia preghiera. Non voglio più parlare alle pietre. E questo l'urlo liberatorio che caratterizza il proseguimento del nostro percorso. La preghiera diventa ora una richiesta di conforto per
per superare le difficoltà della vita, cui lo stesso autore del testo era andato incontro. A Dio viene richiesto un sostegno fisico, viene richiesta la presenza nei momenti difficili. Resta con me, Signore, non avrò paura di nulla se tu mi sei accanto. Thank you.
consapevolezza che Dio sarà sempre con noi. Dedichiamo questo progetto a Luca, il nostro corista assente per motivi familiari, nella speranza che anche lui possa tornare presto fra noi, risolvendo ogni problema nel migliore dei modi. Ringraziandovi per l'attenzione, ci congediamo e vi auguriamo un buon proseguimento.